amore, accetta il mio cuore, ti prego non farli del male. Artisticamente nasco un musico, io fra un pezzo e un altro raccontavo delle storie divertenti e spiegavo perché stavo per fare una canzone piuttosto che un'altra, e nel mio girovagare, già lo facevo di mestiere, incontro Faso degli Le Storie Tese, il bassista, che mi dice: sei bravo a fare cabaret, perché non vai allo Zelig? Io rispondo con due domande: che cos'è il cabaret e che cos'è lo Zelig? Arrivo a Milano, questo era il 93-94, provino con Zelig, mi accorgo che cos'è il cabaret, me ne appassiono, soprattutto con l'incontro, in realtà l'ho conosciuto dopo personalmente, però incontro artistico, vado a vedere uno spettacolo di Antonio Albanese, mi innamoro del suo tipo di fare comicità, quindi mi approccio al teatro e poi insomma arriva la televisione che mi prende e mi fa fare quello. Io non rinnego assolutamente quello che ho fatto in TV, però è solo una piccola parte di ciò che faccio. Io faccio tante cose, tra cui anche suonare e cantare, e dopo aver giocato con la musica di altri ho trovato il coraggio di uscire con la mia. Non so più che dire per farti capire che poi ho per te. Musicalmente i miei riferimenti sono nulli, nel senso che questo profondo vuoto, questa ignoranza totale in cui sono nato e cresciuto ha fatto sì che io non avessi grandi riferimenti. È chiaro che nasco e cresco con la chitarra sulla spiaggia quando il falò si poteva accendere, adesso no, ci provi, arriva anche l'ASL a dirti qualcosa. Si parte con i cantautori, quindi De Gregori, De André, Lucio Dalla, Bennato, quindi l'importanza del testo nella canzone. Poi arriva il rock, il grande rock, il rock pesante, che in adolescenza mi aiutava a placare, a calmare questa arrabbiatura verso l'intero mondo. Poi il blues, il soul, e così. Se tu amassi un po' di più, ma basterebbe poco più, io viaggerei meno sul tuo bel seno. Allora, sono Sergio Sgrilli e devo convincervi velocemente a comprare il mio disco. Beh, se potete fatelo, perché è un disco che è sincero, è quasi presuntuoso, perché è una confessione che neanche Baglioni ha fatto. Ci sono due libretti con 10 racconti inediti, ci sono delle foto, aiuta l'associazione italiana Sindrome di Moebius, insomma io l'ho fatto col cuore. Quel sogno che solo di noi